Il tema di questa sera è proprio, io comincerei con Antonella Vian. Antonella Vian, sì. Cosa ricordi di quella vicenda di Eluana Englaro? Ma la vicenda di Eluana Englaro mi ha preso tantissimo, perché per me è stata una cosa umana e religiosa. Eluana, davanti al suo letto, io ho assistito a un attacco di panico di fronte all'argomento della sua morte. Lei ha reagito con tutta la sua forza, poverina, per dire no, io voglio vivere. Di fronte al fatto che io ho chiesto di provare su di lei la nuova ricerca scientifica, che avrebbe potuto, se non altro, magari dargli un risveglio, aiutarla a migliorare. Se non che, di fronte a questo argomento, a questa mia richiesta, c'è chi disse Eluana preferisce morire piuttosto che rimanere in questa condizione, e dopo la conferma della suora non c'è più nulla da fare. Eluana ha reagito, ha avuto un attacco d'asma che mi ha angosciato così tanto, però l'attacco d'asma si è verificato attacco di panico, perché l'asma non si comanda, dal punto di vista medico non si può sicuramente gestire con le parole, cioè, con l'amore. Lei ha assistito a un attacco di panico? Sì, quando, chiamato poi attacco di panico. Praticamente, sì. Lei sostiene, sì, da medico, sì. Sì, che sì. Ha avuto un attacco di panico, quindi ha capito perfettamente, sì, che avevano deciso di sopprimerla. Ha capito perfettamente, non che voleva sopprimerla, che praticamente lei, c'era chi sosteneva che Eluana avrebbe preferito morire piuttosto che rimanere nelle condizioni in cui era, quindi in quel letto, in un letto in cui lei non era attaccata ai respiratori come ha fatto facevano credere. Lei era solo in un letto normale, attaccato con un sondino nasogastrico, come tanti ammalati ci sono negli, sì, ospedali. Quindi lei ha solo reagito con l'unico modo che lei aveva per reagire, perché lei non poteva parlare. Lei ha reagito con questo attacco angoscioso, cioè, come ha fatto? D'asma. E che ha smesso nel momento che io mi sono avvicinata a lei. Mi sono presentata e gli ho detto: ciao Eluana, stai tranquilla, sono Antonella, una dottoressa, farò di tutto per aiutarti. Gli ho dato un bacio e una carezza, un bacio sulla fronte, una carezza, e lei ha smesso all'istante l'attacco d'asma. E l'asma non si comanda, questa era che lei ha capito, quindi era cosciente, e nello stesso tempo che lei aveva capito l'argomento importante, che si trattava della sua vita e della sua persona. E quindi ha reagito di fronte a questa cosa, sì. E quindi questo ne è sicura lei o ha il sospetto? È capitato a me, non è capitato a un'altra persona. Sì, sì. Cioè, io ho lì presente, non è che me l'hanno raccontato, sì, io ho lì, sì, presente, era presente, è successo questo fatto e Eluana ha reagito in questo modo. Eluana ha reagito in questo modo quando ha sentito... Parlando proprio della sua morte, della sua vita, perché di fronte al fatto che è stato detto in quel momento Eluana preferirebbe morire piuttosto che rimanere in queste condizioni... Ma chi ha detto questo? Beh, ero lì insieme al padre e alla suora che la gestiva, quindi insomma eravamo lì in tre, non c'era, sì, a parte... Vabbè, come persone, come esseri umani, eravamo lì in tre. Quindi Eluana si è sentita, me non conosceva, non ci siamo mai visti con Eluana, quindi di fronte a questa cosa Eluana ha reagito, però io mi sono presentata, Antonella, sono Antonella, una dottoressa, farò di tutto per aiutarti, con un bacio sulla fronte, con una carezza, lei ha smesso all'istante l'attacco di panico, e quindi io sono rimasta scioccata da questa cosa. Poi vabbè, la mia storia non finisce qui, è andata avanti, insomma non è che mi sono fermata, ho avuto altre persone che mi hanno raccontato i fatti, cioè quello che hanno avuto le esperienze, i contatti con Eluana, che ha avuto dei sorrisi, ha avuto altre reazioni con altre persone, ho delle testimonianze, a me interessa la mia, che quella è importante, tanto più che poi dopo un mese ho letto il libro del padre, e nel libro del padre c'era scritto appunto che bastava la volontà di Eluana per fermare la sentenza, e oltre alla volontà, che era fondamentale, era la ricerca scientifica internazionale, che era, doveva essere testata tutta su Eluana, cosa che non è stata fatta purtroppo. Io ero lì anche per quello, per vedere se attraverso la nuova ricerca scientifica si poteva testare su Eluana per far capire se in lei in che stato fosse realmente. E invece lei l'ha dichiarato volendo anche in anteprima della ricerca scientifica, quindi alla fine il risultato è questo, che a me ha dato questa risposta. Naturalmente io ero lì sola presente in quel momento, perché nel frattempo mi hanno lasciato lì sola, quindi io la reazione, tutta la reazione, compreso questa finale in cui lei ha smesso, me la sono subita, me la sento tutta io dentro di me, tutta con me, me la porto, perché all'inizio
eravamo lì insieme, ma poi dopo sono rimasta lì da sola. Sono stata lì da sola con Eluana e poi io sono andata avanti comunque con i contatti, con le conoscenze e la mia testimonianza con Eluana e le mie conoscenze d'altro tipo che sono andata avanti ad avere per Eluana, insomma. Un racconto incredibile. Vita o morte, è veramente il caso di dirlo, perché le azioni anche politiche che sono intraprese recentemente dai potenti non sono a favore della vita, non sono a favore del lavoro, non sono a favore delle famiglie, non sono a favore delle donne che allevano i figli, i maschi, non sono assolutamente a favore della nostra società, sono solo logiche economiche, ragionieristiche. Siamo governati dagli adoratori di Satana, del male.